terzo consiglio che vi do oggi è quello di andare a dissociare seno addormentamento e togliere le poppate notturne. Questo è il mio personale step primario. Tantissime mamme capita che tolgano prima l'allattamento diurno perché sembra più comodo, perché sembra più facile, perché il bambino si distrae di più, perché ho una mano dal papà, dai nonni, dalla babysitter, dalla scuola, eccetera. E poi si ritrovano con un allattamento notturno intensificato, molto forte, e sembra impossibile toglierlo senza pianti e disperazione da parte del bambino. Questo perché c'è un livello di conscio e subconscio che ovviamente è diverso da bambino a bambino, ma soprattutto da giorno a notte. Bambino di giorno è più consapevole, di notte abbiamo una parte subconscia che è molto più alta e quindi va a prendere quelli che sono i suoi bisogni primari. Quindi se da un lato bisogna lavorare di giorno mettendo delle regole, la prima cosa che abbiamo detto, no? Limitare, decidere il piano d'azione che vogliamo fare. Quindi se io mi sento alla mercé di mio figlio che mi chiede la tetta ogni 30 secondi per qualunque stupidata, ciuccia un po', vado a giocare, poi torno, ciuccia un po', poi la vuole prima, dopo, durante il pasto, insomma, c'è un po', mancano un po' delle regole, a un certo punto, a una certa età del bambino, che per me non è prefissata, ma è la mamma lo sente quando ha bisogno di mettere delle regole, che non se la sente più di essere lei a offerta, cioè lei a richiesta, no? Questo allattamento deve a un certo punto avere delle regole, come succede esattamente per l'educazione dei bambini, no? Che all'inizio ci sono sempre solo, tra virgolette, bisogni, poi piano piano strutturiamo un'educazione. Ecco, ci vuole un'educazione all'allattamento anche ai bambini.